Ivan Scudieri. Ciao Ivan, buonasera a te. Ciao Ivan. Ciao. Ma buonasera, buonasera. Ciao, ma Ivan. Papuga Cesordo è stato già detto? No, non l'ha detto ancora nessuno. Ancora no. Non l'ha detto ancora sei il primo, nessuno. Guarda, sei il primo. Allora buona Ivan, quali calciatori confermeresti della rosa attuale per il prossimo anno ed in funzione di quale allenatore? Poi soprattutto se c'è qualche giovane, qualche talento già adocchiato o comunque alla portata del Napoli che integreresti? Allora, io se potessi acquistare un giovane metterei, sentite bene questi nomi ragazzi, un giocatore che si chiama, vabbè, questo probabilmente lo conoscete, Camavinga. Come no? Camavinga a centrocampo nel Napoli, il ragazzo c'ha 18-19 anni, fantastico. Noi in Italia non abbiamo la cultura di far giocare quelli che sono molto giovani, però io lo prenderei. Sai quanto costa Camavinga? Sai quando non lo so, ma tanto mica pago io. 60 milioni di euro. Vabbè, ma per i giovani, per i giovani il presidente si è mostrato sempre molto propenso, diciamo così. Poi un altro calciatore molto forte, e io prevedo un grande, ma proprio una grandissima carriera. È un calciatore, un terzino destro tedesco. Sì. Che si chiama Wagnermann, Joshua Wagnermann. Mm-hmm. Lo conoscete? Io no, ti dico la verità. È un calciatore dell'Amburgo. Mm-hmm. Terzino destro, fantastico. Quindi, 11 dicembre 2000, ragazzi, 1,87 m. Desumo che leggi molto e segui molto, vedi molte partite della Bundesliga. No, io gioco a PlayStation. Sei venuto preparato. Meraviglioso. E che skill ha questo? No, ragazzi, è velocissimo, fa dei cross esagerati, può giocare anche a sinistra, poi è uno che è originario della Costa d'Avorio, fantastico. Bisogna prendere assolutamente Wagnermann prima che sia troppo tardi. Poi? E poi stavo pensando, c'era un altro che si chiama Lewis, però non mi ricordo dove gioca, ve lo cerco, aspettate sì. Un attimo, che c'è il computer davanti, mi avete beccato in un bel momento, sto scrivendo un articolo su Soriano e i 4 minuti che impedirono a Soriano di vestire la maglia del il gatto Soriano. Del Napoli. Jamal Lewis, che non è proprio giovanissimo, è del 98, mm-hmm. 25 gennaio 98, e che gioca attualmente nel Newcastle United, del terzino sinistro. Allora Ivan, facciamo un gioco con te, prima di annunciare il programma di domani, facciamo un gioco. Bella, dai, sta roba qua, no, bella voglio la fa. Tua formazione titolare del prossimo anno, scegliendo anche l'allenatore. Scegliendo anche l'allenatore. Una cosa facile. Scegliendo anche l'allenatore. Vediamo. Allora, a porta io, ragazzi, prenderei un allenatore che dice a Meret, questa è la chiave di questa porta per i prossimi 10 anni. Devi parare, ma non devi fare il palleggio dal basso. Devi parare, devi fare quello che vuoi, basta che vai in nazionale, vatti a giocare i mondiali. Questo io direi a Meret, dimostra veramente il talento che è in te, senza se e senza ma, proprio vai. Quindi io su Meret ci punterei. Poi, ragazzi, sulle fasce di Lorenzo, sicuramente è un ragazzo, un bravo ragazzo, ma fa pure un po' tenerezza, diciamo, perché lo vedo proprio il classico ragazzo che ce la mette tutta, però non lo so fino a quanto poi può aiutarci a pensare in grande, no? Perché noi dobbiamo pensare un po' in grande. Certo. Quindi di Lorenzo lo terrei nella batteria dei laterali, ma non lo so. Sinistra, ragazzi, sinistra sfondate una porta aperta, io mi sono innamorato di Gulam, diciamo, quindi adesso vorrei che non fosse un caresse, ma che fosse amore, e che quindi fondamentalmente questo recupero non sia soltanto un miraggio, ma sia una solida realtà. Senti, i due centrali di difesa te li sei già dimenticati però. No, i centrali di difesa, no, io rifonderesti. Assolutamente, no, guarda, sulla difesa, vabbè, se proprio stiamo facendo Ramani deve restare per forza, lo lascerei, sì, per poi forza. Prenderei Upamecano. Vabbè, ma tu stai andando su giocatori che già sono affermati. L'ha preso il Bayern Monaco, se non erro, Upamecano, 60 vabbè, milioni di euro, cioè ti accontenti proprio di giocatorini in erba, a lato fine. Ce n'è un altro che forse è meno conosciuto. Sì, aspetta che sto cercando anche in questo caso qua. Ti faccio bella figura. Mentre stai cercando, dimmi almeno l'allenatore. L'ho trovato. Dimmi almeno l'allenatore. Allora,
Italiano. Italiano, Vincenzo Italiano, Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano, non male. Italiano che De Zerbi. Allora, un altro che consiglierei si chiama Ndicka. Dica. Io dico Duca. Ivan Ndicka, che gioca in questo momento nell'Eintracht Francoforte, è un difensore centrale che all'occorrenza può giocare anche come laterale. E allora vedi che stasera mi sei più panzer del solito, cioè sei un esperto di calcio tedesco, caro Ivan. Calcio tedesco. Io calcio sicuramente tedesco. Sono più, ma 10 volte più panzer di te, però su questo stiamo facendo la dieta. Facciamo panzer e panzer. Panzer è mia, panzer è tua, per il ricordo del grande amore per c'è il Napoli. Peppe Moito, i biscotti fra poco. Allora, ti fucilla, io Ivan, ricordiamo l'appuntamento con te domani sera. Domani sera tra le 20 e le 22 con prima serata, un programma dove ragazzi sto facendo una scaletta meravigliosa, sarà ospite anche Andrea Sannino alle 20:30, presenterà la sua nuova canzone Voglia, vedremo ovviamente anche Abbracciamo, perché proprio da contratto, cioè quando c'è assolutamente è un default mettere Abbracciamo e poi dopo mettere qualunque altra canzone. Niente, poi ragazzi in attacco niente, mandiamo Osimhen, non lo so se Osimhen, guarda, mentre l'anno scorso ti dicevo su Lozano, io ci credo su Osimhen, c'hai oggi qualche dubbio? Ti dico, ci credo un po' meno, però magari tutto quello che voglio è avere torto, quando si tratta di calciatori del Napoli vorrei avere sbagliato e che quindi Osimhen con i fatti possa smentirmi categoricamente. E allora per tutti gli approfondimenti e gli editoriali di Ivan Scudieri, Calcio Napoli 1926, un abbraccio Ivan, un abbraccio a te, ciao, buona Ivan, serata. Ciao. E allora, ciao ragazzi.